Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condiviso. No, finalmente mi mancava dire questa frase. Siamo tornati con una nuova stagione, una versione, lo sapete, del tutto nuova, ma iniziamo subito appunto con la puntata di oggi. E non ci perdiamo in chiacchiere perché, come sapete, analizzeremo insieme quattro progetti più discussi, più interessanti dello scorso mese, quindi del mese di settembre, tra cui ci sarà ovviamente anche la foto che ha ottenuto più mi piace, e poi analizzeremo insieme nel dettaglio un tutorial di cui in tante ci avete richiesto delle informazioni. Quindi iniziamo subito, posso dirlo nuovamente, sigla! Il primo tutorial di quest'oggi è di Cristina Facchini, una dolcissima signora di Trento, nata però a Predazzo, che io ho avuto la fortuna di visitare. Se vi trovate in quelle zone, davvero andateci perché è un paesino che merita. Cristina ha utilizzato Lingi, nel dettaglio il prato, il moro, il nocciola e il rosso, e l'uncinetto numero 3. Allora, lei ha realizzato questi fantastici amigurumi, commissionateli dalla compagna di suo figlio. Ci ha inviato dei vocali, quindi ascoltiamoli. Buonasera, vediamo se riesco a rispondere a un po' di domande. Allora, la mia passione è nata da piccola, mia nonna mi ha insegnato a fare uncinetto, è sempre stato un piccolo hobby, tanto che quando mi sono sposata mi sono fatta anche le bomboniere. Poi vabbè, sono arrivati i figli e adesso i figli sono grandi e sono anche purtroppo rimasta vedova, il tempo è di più, e l'ho coltivata proprio durante il lockdown, ho guardato un sacco di tutorial. Lo spunto del cactus con gli occhietti mi è venuto... Allora, i miei primi amigurumi sono stati dei cactus proprio fatti con del filo di scozia che avevo in casa, tipo il vostro Adele 8, e poi l'amorosa di mio figlio mi ha detto: me lo fai uno con gli occhietti? Allora l'ho cercato su YouTube, ho trovato una tutor francese che li faceva con gli occhietti proprio come li voleva lei, e allora ne ho fatto uno grande, uno piccolo per prova, e poi quello più grande. Quello piccolo misura circa 12 cm, quello grande è il doppio, e sono venuti belli, dai, la soddisfazione è proprio tanta. Il Lingi è proprio meraviglioso per gli amigurumi, ho fatto anche la recensione, spero di aver fatto giusto. Adesso sto facendo un ognomo col bravissimo, però non è la stessa cosa, devo dire. Lingi è molto meglio da lavorare, si sfilaccia di meno. E ho usato il prato, il moro e il nocciola. E il rosso per i fiori. E grazie per i vostri prodotti, perché mi trovo proprio bene, i prezzi sono buoni. E dimenticavo, sono da Trento, sono una trentina doc, tanto che da quando la passione per l'uncinetto è aumentato ancora più orsa sono diventata, sempre a casa sono. Salve. Tranquilla Cristina, siamo tutti un po' orsi adesso che è inverno più che mai. Grazie mille, sei stata davvero molto molto carina, e soprattutto anche per tutte le foto e progetti che mi hai inviato e che sicuramente avremo modo di vedere in futuro. Grazie ancora. Il secondo progetto di quest'oggi è di Michela Berselli. Allora, lei, come potete vedere, ha realizzato questa bellissima pochette prendendo spunto dalla clutch Brigitte della Fata Tuttofare, ed ha utilizzato, vediamo cosa. Michela invece ha utilizzato la Lycra Print Deserto, il tutto lavorato con uncinetto numero 4, la Click Clack Uma e il fondo borsa da circa 20 cm. Michela ci ha raccontato che è stato davvero molto semplice utilizzare questa fettuccia, che anzi per realizzare questa creazione le è servita meno di una rocca, tanto che le sono avanzati addirittura 80 grammi. Il punto è molto semplice, punto basso in costa, ed è davvero super leggera, così come la Click Clack Uma, che nonostante sia in legno ci ha detto essere davvero una piuma. Ma adesso ascoltiamo il suo vocale. Ciao Valentina e a tutto il gruppo Tessiland. Niente, mi presento, io sono Michela, ho 53 anni, vivo in un paese dell'Appennino modenese. La mia passione per l'uncinetto nasce fin da quando ero bambina, perché me l'ha insegnato le basi me le ha insegnate la mia nonna. Poi ovviamente ho perfezionato seguendo i mitici tutorial della nostra Fata Tuttofare. Per quanto riguarda il progetto, mi sono ispirata alla Cluck Brigitte,
sempre della Fata, però devo dire che il progetto nasce così un po' da solo, nel senso come quando un pittore dipinge un quadro, il pennello va di suo, la mano e l'uncinetto sono andati di suo. Il punto è semplicissimo, è un punto basso a costa retro, filato, devo dire, stupendo. Molto leggero, la pochette è leggerissima e i colori altrettanto bellissimi. Vi ringrazio immensamente di questa bellissima sorpresa, sono onoratissima. Vi bacio e vi abbraccio tutti. Ciao. Onoratissima, ma per così poco la tua creazione meritava davvero tanto, Michela. Quindi un bacio, un abbraccio anche a te e complimenti. Il terzo progetto di quest'oggi è di Ombretta Bonizzi. Allora, lei ha realizzato questo scialle, pensate, prendendo spunto da una serie TV ambientata in Scozia nel 1700. Originariamente questo scialle era allacciato sulla schiena, insomma, l'ha ispirata, le è piaciuto tanto e ha deciso di realizzarlo, anche perché ci ha detto essere davvero molto semplice farlo, tutto punto basso e catenelle. Lo ha realizzato, come avete visto, con Ombretta, ha utilizzato il bravissimo Moro, ma anche un tocco di bravissimo cipria, il tutto lavorato con uncinetto numero 5. L'ho realizzato appunto, come avete visto, con il bravissimo che ci ha detto l'ha stupita davvero tanto, perché non si aspettava così morbido. Invece lo è e come. Ci ha inviato un vocale, ascoltiamolo insieme. Allora, ciao, mi chiamo allora Ombretta, sono nata a Verona e vivo in provincia però di Verona, in campagna. Niente, la mia storia è molto semplice, nel senso che mi piace lavorare a uncinetto già da quando, insomma, ero piccola, però l'ho coltivato negli ultimi anni, io ho 52 anni, negli ultimi 3 anni mi sono dedicata proprio anima a imparare praticamente tutto quello che c'è da imparare. Avevo le basi, ma nulla di più, insomma. Ho aperto una pagina dove ho tutti i miei lavori. La mia pagina si chiama Il Bosco della Creatività, l'ho aperta appunto 3 anni fa e mi piace proprio spaziare da quello che è un po' l'abbigliamento amigurumi, però tutto esclusivamente ad uncinetto. Ecco, di tutto un po'. Arrivederci a tutti. Ciao. Ombretta, ma tranquilla, è anche la tua pagina e poi oltretutto hai un mondo meraviglioso, strapieno, seppur online, di persone che adorano l'uncinetto, quindi non ti preoccupare, sei in buona compagnia. La foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di settembre è di Le mie gioie, vale a dire Angela Borrelli, che ha realizzato questo semplicissimo, ma sicuramente molto pratico, paio di calzini con, vediamo cosa. Le mie gioie, vale a dire Angela, ha utilizzato il ringo bruciato e l'uncinetto numero 4. Qui davvero non serve che io dica moltissimo, perché ce lo dirà direttamente lei nel suo vocale. Ciao. Mi chiamo Angela Borrelli, sono napoletana e vivo a Milano. Tutte le mie creazioni mi piace presentarle con il nome Le mie gioie, perché credo che queste tre parole racchiudano tutte le emozioni che ho provato nel realizzarle. Quando sono in pensione ho fatto esplodere la mia passione per l'uncinetto. Ci dedico tante ore, in qualunque luogo, ora e condizione, ma non è mai abbastanza. La mia più grande soddisfazione è riuscire a realizzare qualcosa che nasce nella mia testa. Anche le scarpette che ho postato sono un mix di tutorial e foto che ho visto. Se seguite il tutorial del pantofole ballerina della Fata, vi garantisco che riuscirete a sviluppare tanti modelli. Io ne sto facendo tanti altri, usando altri filati come il Baby K, il Bravissimo, l'Avril e insomma quest'anno sotto l'albero scarpette di lana per tutti. Invece il filo che ho utilizzato per le scarpette che ho postato è il ringo e l'ho lavorato col numero 4. Non l'ho scelto, si è fatto scegliere. Dovevo fare delle prove e ho utilizzato un avanzo di un altro progetto e il risultato l'avete visto, sono stupende, morbidose. Ho incrociato sulla mia strada la fata e che dire della fata. Quello che apprezzo di più di lei è la sua generosità nel donarci tutta la sua esperienza. Dalla fata alla tessila il passo è breve, anzi forse il passo non c'è neanche. Ho imparato subito che qualità, prezzo, disponibilità, professionalità non temono confronti. Anche voi un grazie.
Auguro a tutte le uncinettine di appassionarsi sempre di più, perché sarà sintomo di benessere per noi e per chi ci sta intorno. Baci. E quindi, come appunto ha detto Angela, più uncinetto e vale a dire più benessere per tutti. Brava Angela! Ma adesso veniamo al tutorial. Allora, abbiamo pensato qual è il tutorial che durante il mese di settembre ci hanno richiesto, dal filato alle informazioni, ha riscosso più successo, ha interessato di più e ha suscitato anche più interazioni? Secondo me qualche idea ce l'avete già. Parliamo del cappotto azteco della Fata Tuttofare. Bene sì, non potevamo che iniziare infatti proprio con questo cappotto che è piaciuto tantissimo. Parliamo infatti di un cappotto davvero molto originale, fatto ad hoc, con un filato poi che davvero lo rende molto caldo, molto morbido e con un'associazione di colori che sicuramente insomma si abbina un po' a tutti. Abbiamo chiesto alla Fata Tuttofare di inviarci un video in cui ci parla dei punti più particolari, di alcuni dettagli riguardo proprio questo cappotto che sicuramente potranno aiutarvi. Io quindi non dico nulla, ma fossi in voi guarderei molto attentamente il prossimo video, che è della Fata Tuttofare. Il progetto Azteco è stato un progetto molto ambizioso, sognato e ispirato in realtà dal cosiddetto cardigan azteco, che ormai da un paio di anni spopola, ricercatissimo, costosissimo, ed è composto da tanti colori, geometrie e disegni che difficilmente sono replicabili. Quindi ho pensato di unire alla volontà, la voglia, la curiosità di provare a realizzare appunto un cardigan dallo stile azteco, di unire un punto che è stato un po' per tanti quest'anno una scoperta, e che è appunto il mosaic crochet. La tecnica del mosaico è veramente alla portata di tutti, non è complessa, ma come si può evincere dallo stesso cappotto che ho realizzato, sarebbe stato un progetto banale se non ci fossero state queste due fasce a contrasto di colore, che possono quindi rendere preziose sciarpe, accessori, cappelli. Cioè, non è detto che dobbiamo realizzare per forza un cappotto, ma qualsiasi capo al quale noi decidiamo di aggiungere un dettaglio di questo tipo diventa improvvisamente prezioso, ricercato, un intarsio che lo valorizza secondo me tantissimo. Il cappotto azteco può essere facilmente trasformato in un cardigan, basterà utilizzare un filato di spessore diverso che quindi ci consenta di poterlo indossare comodamente sotto i cappotti. Il cappotto è stata la mia espressa volontà di realizzare un capo che fosse visibile agli altri, da tenere sopra altri capi. Mentre se realizziamo il cardigan abbiamo la possibilità nel cambio di stagione, perché no, di utilizzarlo come un semplice capospalla per poi continuare a sfruttarlo durante tutto l'inverno. Quindi valutate il tipo di utilizzo che pensate di fare di questo progetto, e in base a questo appunto valutate anche il tipo di filo, cioè lo spessore di filo che secondo voi è più adatto a questo scopo. Per quello che mi riguarda posso consigliarvi senz'altro di restare su fili di spessori regolari, in modo che la lettura del punto, essendo geometrico, resti perfetta, e quindi di non usare fili pelosi che, oltre a nascondere in parte la lavorazione, possono darvi delle difficoltà nell'individuazione dei punti. Detto questo, sarà puro divertimento personalizzare e creare dei capi dove ognuno di noi può scegliere un accostamento cromatico diverso, un disegno geometrico diverso, più disegni, per creare capi unici ed originali. D'altronde lo scopo dell'handmade è proprio quello di dare degli spunti creativi da cui partire per poi creare i propri pezzi originali. Visto che c'è tanta omologazione in giro, senz'altro sapere di aver creato un capo unico ed originale senz'altro sarà motivo di orgoglio, e questo vale anche quando realizziamo oggetti da regalare. Un capo così intarsiato, particolare, senz'altro farà esclamare wow a chiunque lo riceverà. Quindi spero che attraverso questo cappotto e attraverso poi tanti altri progetti che arriveranno di ispirazione
da questo cappotto possano a loro volta diventare di ispirazione e di spunto per chiunque abbia il piacere di seguire altri tutorial della Fata Tuttofare. Io ringrazio tutte le persone che seguono questa rubrica, la padrona di casa, e senz'altro ci vedremo in un prossimo appuntamento. Ecco, mi auguro che insomma abbiate visto attentamente, altrimenti lo sapete, questo video di Tessiland Condivision, questa puntata è su YouTube e potrete rivederla tutte le volte che vorrete, perché sarà sempre qui. Detto ciò, io vorrei ringraziare davvero Maria Grazia, perché è stata disponibilissima, rapidissima, poi cioè parliamo di questo video, di una professionalità unica, ma d'altronde insomma ecco, si sa, Maria Grazia è una garanzia. Detto ciò, adesso parliamo un attimo del filato. È stato realizzato con il Céline, nel dettaglio con quattro colori: il beige, il nero, il marmotta e il panna. Lo so, questi colori ovviamente sono andati a ruba, perché nel momento in cui l'ha fatto tutto fare pubblica un tutorial, i colori che ha utilizzato finiscono in un secondo. Allora, tranquille innanzitutto, perché il Céline verrà riassortito, prima in alcuni colori, in tutte le varianti di colore verrà riassortito, quindi attivate il servizio, avvisami quando è disponibile, sui colori che desiderate, che attualmente non ci sono, in modo tale da ricevere la mail non appena saranno nuovamente acquistabili sul sito. Pensate anche a delle alternative, perché ovviamente l'ha fatta tutto fare utilizza una determinata gamma di colori che le piace di più o più alla moda, o che sicuramente si intona meglio con la sua carnagione. Ma il Céline, così come qualsiasi altro filato, hanno tante varianti di colore e le associazioni da poter fare sono davvero tantissime. Pensate anche a qualche abbinamento da poter fare, a ciò che si abbini o si intoni esattamente con la vostra personalità, il vostro incarnato, i vostri colori, e sono certa che troverete una soluzione, altrimenti basterà attendere un pochino. Per chi invece ha fretta e vuole realizzare con quei colori, oltre a Céline ci sono anche altre possibilità di filati con il quale poter realizzare il cappotto azteco. Una tra queste è sicuramente il Berry, perché ha uno spessore molto simile a quello del Céline e una composizione simile. Ovviamente parliamo di uno stoppino, quindi ha una lavorabilità un po' diversa, ma si avvicina, e sicuramente insomma per chi ha già provato il Berry sa bene che si presta perfettamente a lavorazioni come queste. Un altro filato è il Bravissimo. Ma quanti colori ha? Poi oltretutto il rapporto qualità-prezzo, davvero vi basterà pochissimo realizzare questo cappotto, perché che sia con il Bravissimo da 500 grammi o ancora soprattutto per i dettagli più piccoli con quello da 50 grammi potreste realizzare questo cappotto davvero in qualsiasi modo, sia con i colori che ha utilizzato la fata e sia con altre varianti di colore. Lo spessore e la composizione sono diverse, parliamo comunque di un uncinetto numero 3 e un 100% acrilico, ma lo sapete, il Bravissimo è comunque, come ci ha detto prima proprio anche Angela, quindi la foto che ottenuto più mi piace, il Bravissimo è di una morbidezza unica. Valutate, e ancora grazie a Maria Grazia Dottore. E questa prima puntata della nuova stagione di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio davvero per averci seguito, è stato davvero molto bello poter tornare, è stato bello potervi contattare ed è stato bello in questi mesi poter parlare con voi, chiacchierare, confrontarsi. Ho imparato, devo dire, davvero tantissimo insieme a voi, quindi continuate a farlo, vale a dire continuate a seguirci e quindi a iscrivervi su YouTube attivando la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornate su tutte le rubriche di Tessiland. Seguiteci anche sui social, quindi Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok e Telegram, ma seguite anche il nostro blog www.meglio-di-maglia.com in modo tale da leggere costantemente i nostri articoli e soprattutto anche per prepararvi quindi per quella che sarà la prossima puntata, che vi ricordo non avverrà giovedì prossimo ma tra due settimane, sempre di giovedì e sempre alle 15. Vi ricordo ovviamente anche di commentare qui sotto il video, sarà molto importante farlo, perché nella prossima puntata parleremo delle richieste, delle problematiche, delle domande insomma che più ci avete posto in questo periodo, e commentare qui sotto il video sarà molto importante, perché raccoglieremo appunto le domande che ci avrete posto o qui oppure comunque anche al servizio di assistenza, e le proporremo e quindi potremo rispondervi direttamente proprio nella prossima puntata. Quindi mi raccomando, scrivete, commentate, interagite con noi, perché noi fa sempre tanto piacere interagire con voi. Detto ciò, vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Alla prossima! Ciao da Valentina!